mantiglie le vuoi in prestito? Ciao, sono Matilde, le vuoi in prestito? Sì! Ciao, sono Matilde, le vuoi in prestito? Tutte e due. Non sono impazzita. Questa è Matilde. Matilde è il nostro chatbot che vive su Facebook e di professione fa lead generation di contatti profilati per finanziarie. Che cos'è un chatbot? Penso che lo sappiamo tutti. Sento il gelo, ma lo sappiamo tutti che cos'è un chatbot. Che cos'è la lead generation? Lo sappiamo? Quanti lo sanno? Quanti non lo sanno? La lead generation è il marketing e la generazione di contatti. E ho detto un'altra parola, contatto profilato. Contatto profilato? Contatto profilato no? Su questo lo sappiamo tutti, il contatto profilato è un contatto che risponde a determinate caratteristiche. Nel nostro caso, che la richiesta è da parte delle finanziarie, il contatto deve avere appunto determinate caratteristiche, quindi essere finanziabile. Essere finanziabile vuol dire avere un lavoro stabile. Chi ha un lavoro stabile? A tempo indeterminato? Dipendenti pubblici? Ecco, non piacete a Matilde. Matilde preferisce dipendenti pubblici e pensionati. Dipendenti pubblici e pensionati perché piacciono di più alle nostre finanziarie e quindi ce li comprano più volentieri. Dipendenti pubblici, pensionati, quindi da 50 anni in su, che stanno su Facebook. A qualcuno viene in mente qualcosa? A me vengono in mente i gattini e i complotti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che per far parlare Matilde dobbiamo farle parlare la lingua delle persone. In questo caso le persone che parlano di complotti non parlano di robe tecnologiche. Quindi se ci presentiamo come solo un chatbot, le persone scappano. Quindi tutto questo era una premessa per raccontarvi come abbiamo fatto per creare Matilde e per farla parlare. Abbiamo utilizzato un sistema che si sviluppa in quattro passaggi. Analisi, ipotesi, test, verifica. Analisi l'abbiamo già visto insieme. Abbiamo analizzato i nostri potenziali clienti, potenziali utenti. Da una parte avevamo già una richiesta da parte dei clienti, quindi un determinato tipo di persone. Dall'altra non siamo partiti da niente, ma già lo facevamo attraverso le landing page. Quindi avevamo già un primo dato su come erano queste persone. Queste landing page noi le facevamo ovviamente su web, quindi tabelle in cui le persone inserivano i propri dati. Queste landing page ci davano una conversione del 4%, quindi ogni 100 persone 4 venivano convertite. Quindi questa era la nostra analisi. Abbiamo fatto un'ipotesi, abbiamo provato a spostare queste domande su Messenger, quindi spostarle su Facebook. Prima di tutto perché nelle landing page, per chi non completa la conversione, noi non possiamo più andarli ad acchiappare in giro per il web. Il massimo che possiamo fare è attaccargli un bel pixel, pagare una pubblicità molto costosa, perché sono comunque molto specifiche queste persone, e sperare che ci riguardino da qualche altra parte. Ma andare a beccare una persona nella vastità dell'internet la vedo dura. Invece andando su Facebook sappiamo tutti che appena interagisce questa persona è poi subito ricontattabile. Quindi noi questo contatto venduto o non venduto ce l'avevamo, e quindi questo è già un miglioramento. L'ulteriore miglioramento ci è stato dato poi dai numeri, perché noi abbiamo fatto, in prima battuta, abbiamo lasciato parlare Matilde con 7.000 persone. Dopo 7.000 conversazioni abbiamo visto che la conversione era del 67%, quindi siamo passati da un 4 a un 67%. Direi che non era male, non cosa dite? Con anche quell'altro 33 che non era perso nel niente, poteva essere recuperato in qualche maniera. Quindi il nostro primo giro di processo circolare è andato bene, abbiamo analizzato la situazione che avevamo, abbiamo ipotizzato una modifica, l'abbiamo testata e abbiamo verificato che andava bene. 67% però non ci bastava, noi volevamo fare meglio. Quindi ci siamo chiesti come mai quel 33% di persone non è andato fino alla fine della conversazione. E allora lì ci siamo messi ad analizzare meglio le conversazioni e abbiamo fatto un'altra ipotesi.
abbiamo detto, il chatbot è uno strumento di comunicazione. E come dicevamo all'inizio, essendo uno strumento di comunicazione, dobbiamo essere attenti ad ascoltare la lingua che parlano gli utenti. Abbiamo pensato che le nostre domande del nostro chatbot fossero ancora troppo difficoltose per gli utenti e abbiamo provato a inserirgli la possibilità di fare una richiesta a un operatore per essere aiutati. Un po' come nei call center, quando telefoniamo e la voce ci dice per parlare con un operatore premi 9. Quindi, implementata questa modifica, le persone potevano scriverci, l'operatore rispondeva attraverso la mail e poi veniva tutto nella conversazione. Abbiamo fatto parlare Matilde con ulteriori 15.000 persone, quindi un bel dato, un dato abbastanza utile. Passate le 15.000 conversazioni, abbiamo visto che quel 67% di prima... Adesso qui voglio fare una domanda. Secondo voi è aumentato? Facendo andare avanti Matilde da sola. Matilde più la richiesta all'operatore, okay. Che poi posso chiedere aiuto all'operatore, l'operatore mi aiuta nella... Ah, un po' sì, secondo me. È aumentato. Invece chi dice che è diminuito? Magari è diminuito perché c'è un passaggio in più. Una via di fuga. Siamo passati dal 67 al 56. Disastro. Secondo i numeri è un disastro. Però in realtà abbiamo imparato due cose. Prima di tutto abbiamo imparato che cosa chiedevano queste persone, perché analizzando le richieste abbiamo visto che la maggior parte delle persone chiedeva che fine ha fatto la mia richiesta. Perché Matilde alla fine diceva ok, grazie, il tuo contatto è stato preso in carico, verrà ricontattato dalla finanziaria. Non venivano ricontattati, non capivano che la finanziaria erano sempre noi, si aspettavano una telefonata magari da qualcuno che si presentasse come il nome della nostra pagina. In realtà finanziarie erano diverse e ognuno si presentava col suo nome. Quindi un po' non capivano, un po' non rispondevano, mille motivi, la maggior parte comunque dicevano insomma, io voglio i soldi, vi ho dato i dati. Quindi grazie a questo abbiamo implementato un ulteriore messaggio broadcast alla fine in cui comunica alle persone il cui contatto è stato venduto, quindi finanziabili, ok, il tuo contatto è stato inoltrato alla finanziaria che ti ricontatterà nelle prossime ore. Invece chi non è finanziabile, disoccupati o comunque altri tipi di persone, ci dispiace, non abbiamo un prodotto adatto per te. Quindi questo non ci è servito per migliorare i nostri risultati, quindi per aumentare i contatti venduti, ci è servito per aumentare la customer satisfaction. E inoltre per dire ai clienti finanziari che ci dicevano ma qui non ci risponde nessuno, noi gli rispondevamo no, veramente anche i clienti ci dicono che voi non li state chiamando, quindi vediamo un po' dove sta l'inghippo. Noi però non ci ha mosso di un centesimo comunque la nostra vendita. Alla stessa maniera abbiamo capito che questo non ha aiutato a concludere le conversazioni. Adesso, per esempio, riflettete, quando telefonate al call center del vostro operatore, chi di voi cerca di seguire la voce guida e cerca di riuscire a risolvere il proprio problema in autonomia? Chi pigia subito 9 per parlare con l'operatore? E soprattutto quando l'operatore vi dice, vi rispondono dall'Albania, se volete parlare con un operatore dall'Italia dovete dirlo subito. Quanti di voi come prima cosa, senza neanche capire che lingua parla quell'albanese dall'altra parte, chiede di parlare con l'Italia? Quindi abbiamo capito che dare in mano troppi strumenti agli utenti è controproducente. A me succede da Tiger, c'è talmente tanta roba che mi piace che quando ci entro esco senza niente. Nel marketing troppa scelta e niente scelta. Quindi abbiamo fatto un secondo giro di analisi, ipotesi, test e verifica. La verifica è andata male sotto un certo punto di vista, bene sotto un altro, ma comunque questo 56% dobbiamo comunque farlo tornare su a quel famoso 67% di prima, o meglio ancora. Quindi a che punto siamo? A questo punto siamo di nuovo in un'altra fase di ipotesi. Abbiamo ipotizzato di tenere una situazione ibrida tra nessun aiuto umano, chiedo l'aiuto umano. Abbiamo deciso di inserire sì l'operatore umano,
ma non su richiesta dell'utente, bensì su interviene nella conversazione quando sentiamo puzza di abbandono. Quindi se dopo magari qualche ora dall'interruzione della conversazione interviene l'operatore umano chiedendo alla persona: hai bisogno di una mano? Magari hai scritto male la data di nascita, magari hai scritto male il luogo di nascita. Insomma, ti aiuto a concludere questa conversazione per arrivare a tu chiedere il finanziamento che vuoi e io vendere il tuo contatto. Questo non glielo dice Matilde, ovviamente. Quindi siamo attualmente a 2,5 giri di questo processo circolare. A questo momento siamo a ipotesi, come saranno le analisi non lo sappiamo ancora, perché non sarei qui se avessi una palla di vetro. E quindi è questo. Cosa abbiamo imparato da tutto questo? Abbiamo imparato che per parlare dobbiamo saper ascoltare e parlare la lingua di chi ci ascolta. Abbiamo imparato che le persone ti mandano di tutto, ci sono dei vocali, ci sono persone che chiedono di uscire con te, ci sono veramente la qualunque, persone che mandano il codice fiscale in un vocale, lo leggono però ripetendolo da un'altra persona che lo legge, quindi una persona legge lettera per lettera e quest'altra persona te la ripete. Vi giuro, esistono. Volevo tenermelo per Halloween questo speech come galleria degli orrori. Quindi abbiamo imparato che c'è di tutto al mondo, che l'intervento umano è fondamentale, che un chatbot ha bisogno di una manutenzione continua, quindi non è sufficiente farlo, pensare a come potrebbe parlare la persona e lasciarlo così a pascolare liberamente. E che anche quando le cose vanno male, comunque dall'altra parte si imparano altre cose. E quindi così. Uno sprint quanto dura? Un giro. Dura più che il tempo, dura quante conversazioni? No, quanto è durato il primo sviluppo, poi il secondo? Cioè... Quanto è durato il primo sviluppo? Cosa ci abbiamo messo? Un anno per il primo dei 7.000 conversazioni e poi... Sei mesi a giro. Il secondo è stato molto più veloce comunque. Sì. In metà del tempo ha avuto il doppio delle conversazioni. Portate al chatbot? Sponsorizzazioni. Facebook. Abbiamo fatto dei numeri pazzeschi a novembre-dicembre, è stato veramente tanto alto. Abbiamo, perché anche lì per parlare bisogna sempre ascoltare, quindi abbiamo pensato che le persone non volessero, dicono sempre nel copy, usa parole belle, sorrisi, convincili in certe maniere. Lì abbiamo fatto una prova. Vuoi in prestito? Clicca qui. Nel nostro caso ha funzionato. Poi ovviamente dopo un po' di tempo va a scendere anche quello. Bisogna sempre innovare. È come nelle mode. Non so se avete mai fatto caso, nelle pubblicità anche appunto di Facebook, a un certo punto tutti mettono le foto gialle. Perché il giallo spicca. Poi quando tutti mettono le foto gialle, a un certo punto qualcuno si inventa a mettere la foto rossa. E ovviamente spicca la foto rossa, chi aveva dei numeri da cinema sulla foto gialla, dopo un po' deve comunque innovare. E le mode uguali, per quello che gira sempre, perché bisogna sempre spiccare. Qui non era dichiarato all'interlocutore che il dato sarebbe stato venduto? Sì, era dichiarato che noi non siamo una finanziaria direttamente, ma collaboriamo con finanziarie sul territorio e quindi verrà contattato dalla finanziaria sicuramente del suo territorio, perché comunque sponsorizzavamo in tutta Italia, più adatta alle sue esigenze. Quindi anche lì avevamo la maggior parte delle finanziarie che ci chiedevano un certo tipo di... i pensionati e i dipendenti pubblici. Altre finanziarie chiedevano anche, accettavano anche i dipendenti privati o di aziende piccole. Però noi non possiamo saperlo a priori, c'è comunque tutto un sistema dietro, avendo comunque diversi clienti, le nostre campagne sono un logo. Era qualcosa con l'entrata in vigore del GDPR, il nuovo regolamento sulla privacy? No, posso dire fatto no, nel senso che sono degli aggiustamenti nella liberatoria che noi ci facciamo accettare, e qui lo
5 ce le facciamo accettare nel boss all'inizio, quindi alla fine per me per il fatto di poterlo ricontattare sfruttiamo la possibilità che ci dà Messenger, quindi siamo, diciamo, coperti dalla barriera su Messenger per ricontattarlo occasionalmente. Quando è arrivato alla fine lo dobbiamo cedere alla finanziaria, gli proponiamo 3 domande a cui lui risponde 3 volte separatamente, per cui lui accetta di ricevere il nostro servizio, accetta di ricevere le nostre comunicazioni future e accetta anche di essere ceduto ai terzi. Con il nuovo GDPR la seconda parte, quella di ricevere i servizi in futuro, diventerà mi abbono a un servizio di aggiornamento sul prestito. Di fatto eravamo già adeguati. Devo dire la verità, adesso non vorrei che in sala c'è qualcuno che ne sa molto più di me, ma siccome il GDPR armonizza normative di paesi diversi tra loro, l'Italia era già peggiore di altri paesi, quindi a me non spaventa. Peggiore inteso come meglio nella per intese e peggio per l'operatore pubblicitario. Cioè. Grazie. Altre domande? Sì o no? Altre domande? Va bene. Grazie. Grazie.